ragazzi, bentornati nel mio nuovo video di YouTube. Sto andando alla partita, come potete vedere sono in macchina. Cerco di guardarvi, ma anche di guardare la strada prima che facciamo un incidente. Poi non potrò più fare video su YouTube. Allora, quest'oggi andremo a fare la mia ultima partita di calcio giocato, perché non so se l'anno prossimo continuerò a giocare a calcio, perché con tutti gli impegni che ho con YouTube, eventi, nazionale cantanti, viaggiare, creare contenuti per i social all'estero, questo è un obiettivo che l'anno prossimo vorrei che si realizzasse veramente tanto. Questo è il motivo essenziale per il quale io vorrei smettere di giocare a calcio e credo che questa sia la mia ultima partita. Oltretutto potrebbe essere stata la mia ultima partita due domeniche fa, perché l'ultima domenica non ho giocato perché non mi sono allenato durante la settimana che ero in viaggio a Corfù. Questa è l'ultima partita, non so se giocherò, speriamo di sì, così potrà essere realmente la mia ultima partita. Speriamo bene, speriamo di vincere. Oltretutto siamo anche già retrocessi da un po' di tempo, peccato, ultimi in classifica. Sono abbastanza deluso per questa cosa qui, ma non importa, spero di giocare, spero di fare bene, spero di dare il mio contributo all'ultima vittoria stagionale della mia squadra. E poi se arriviamo a 1 milione di like, e qui ragazzi solo in questo caso, se dovessimo arrivare a 1 milione di like, potrei continuare a giocare a calcio in un'altra squadra l'anno prossimo, ma non è certo. Quindi iscrivetevi al canale Road to 300.000, ragazzi, arriviamoci il prima possibile. Ci vediamo quando scendo al campo. Prima di continuare con il video volevo parlarvi della miglior app di calcio esistente sulla terra. Si tratta di OneFootball, sicuramente la maggior parte di voi la conosceranno, e per quelli che non la conosceranno vi invito a scaricare l'app con link in descrizione oppure questo codice QR code che vedete. Grazie a OneFootball potete vedere 20 competizioni totalmente differenti, ad esempio la Serie C che adesso fanno i playoff, la Champions League asiatica, il campionato scozzese, il campionato portoghese. OneFootball, rispetto alle altre applicazioni, non ha bisogno di abbonamenti o di vincoli strani. La maggior parte di queste partite sono gratuite, tranne le partite di Serie C, dei playoff e il campionato brasiliano, che sono a pagamento, però potete scegliere voi quale partita guardare. Siamo nella home, andiamo su partite, andiamo su guarda, e qui potete vedere in questo momento le partite che ci sono. Ad esempio qui c'è un Virsliga, possiamo guardare la partita in live, oppure Super League One. Cioè ragazzi, grazie a OneFootball potete guardare le partite in live, 20 competizioni differenti. Se non volete vedere la partita che avete scelto sul telefonino che si vede piccolo, grazie al sito di OneFootball potete guardarlo dal computer, dall'iPad, da quello che volete, dal tablet molto più grande. Mi raccomando, per scaricare l'applicazione il link è in descrizione, in più vi ricordo il QR code che trovate qui che potete scaricare l'applicazione. Da Sergei GK è tutto, let's go! Come voi? Ci siamo! Siamo carichi, ho preso i pasticcini perché è l'ultima partita della stagione, poi per festeggiare un'eventuale sconfitta, pareggio, vittoria, ma li ho presi per festeggiare la mia ultima partita in eccellenza, in terza categoria, qualsiasi sia la competizione, il campionato, basta. Credo che smetterò di giocare a calcio, quindi voglio festeggiare e vorrò festeggiare anche con voi e organizzerò un evento molto speciale, molto bello, dove potrete venire e fare un video con me per questo super evento che è Sergei GK non gioca più a calcio. Oh, tutto bene, Sera? Sta caldissimo. Adesso andremo a fare l'invio con i piedi per vedere se sono pronto o no. Yeah.
sinistra attraversa. Importante chiamare tutta la squadra ben concentrata. Parlare, anche se parlare. Ultima partita. Due paio di E ringraziamo il bomber, il nostro portierone Mattia Franco, che mi ha permesso di fare l'ultima partita che doveva giocare lui. Però in cambio ti ho regalato un paio di scarpe e un paio di guanti. Due, perché pesa la traversa. La traversa. Quindi tutto pari. Siamo pari. Speriamo di vincere l'ultima partita. A due like, goalkeeper battle contro Matti. E poi due like. E poi lo portiamo a fare il guanto d'oro di YouTube Italia. Io vado in campo, quindi non ho spogliato di cambiarlo. Goditela. Grazie Matti. Grazie Paolo, ci vediamo in campo. Thank you.
Eccoci, siamo qua col vincitore di oggi, Valerio Anane. Avete già visto in un mio video. Hai perso, bro. Hai perso o no? Così è stato, però. Mi ricordo una tua battuta che fai. Adesso deve arrivare il portiere forte, fai chi? E io ero già lì. Non so cosa dire. Comunque, ragazzi, faremo il guanto d'oro di YouTube Italia. E Anane sarà un partecipante. 100.000 like. Goalkeeper battoli contro di te. Sei pronto, Vale? Che vinca il vincitore. Ma dai, sai già chi vince comunque. Ci siamo, il video finisce qui, purtroppo l'ultima partita del campionato l'abbiamo persa. Ho fatto anche un mezzo errore, Tinto, tu che l'hai visto o no? Abbastanza. Che io gli ho detto, al mio difensore di coprire così. Invece l'ha lasciato andare l'attaccante, l'ha diciamo sorpassato la Charles Leclerc. E poi vabbè, mi ha saltato, ho fatto un gol. Il secondo, secondo me abbiamo dormito un po' sulla ripartenza, il pallone in mezzo, ho fatto un bello stop. Secondo me è un bello stop. Poi è riuscito anche lì a sorpassarmi, a fare gol. Poi ho fatto una bella parata lì di piede, di istinto, quello che volete, diciamo un mezzo miracolo. Però questa è la mia ultima partita a calcio. Forse se arriviamo a 1 milione di like potrò pensarci di continuare, ma no. Ho comprato anche i pasticcini, appunto, come vi ho detto all'inizio, per festeggiare la mia ultima partita. È andata male, fa niente. Se fate i tornei quest'estate, che volete invitarmi, io verrò molto volentieri, perché non voglio stare completamente fermo, ma fare i tornei sì. Ma prendere un impegno così lungo, di una stagione, di un anno intero, a continuare a giocare, a fare allenamenti che mi portano via tanto tempo, l'anno prossimo farò delle collaborazioni estere, europee, ragazzi, forse andrò anche in America, non lo so, ma c'è qualcosa in ballo. Ma niente spoiler, questo è già un super spoiler. E anche in Asia, mi è arrivata una proposta di andare in Asia a fare una cosa e prima o poi ve la farò vedere. Seguitemi su Instagram sergei.gk e iscrivetevi al canale Road to 300.000.